Arrivederci. Tieni il resto, lurido bastardo. E si dice così. Soldi che se ne vanno. Come avrete già letto nel titolo sotto, stiamo andando in un altro posticino carino a mangiare. Sempre lui l'autista, perché ormai lui è l'autista dei miei video. Sembra un Man in Black vestito in black. Questa è una magliettina momentanea, perché sudo come non mai. E quindi arrivato lì c'è il cambio alla Giovanni. Vabbè, noi vi salutiamo. A dopo, ciao. Cosa c'è, Manu? Questo è già il terzo casello. Anzi, la terza barriera, in realtà. Quando? Ma ti ha appena dato il resto, il secondo casello. Il secondo casello non mi ha dato niente. Ah no, il primo ti ha dato. Speri che ce ne siano altri? Sarà un giorno molto divertente. Ah, 1,60, dai, eh. Vabbè, speriamo che non ce ne siano più. Per la tua vita. Ci vediamo. Ciao. Saluto. Ciao, ciao. Buongiorno. Allora, noi avevo detto, prima di uscire di casa, facciamo la strada senza pedaggi. Strada senza pedaggi, 1 ora e 12. Dico, la scende con tutta la calma. No, 1 ora e mezza, stai calmo. 1 ora e 12. Dico, la scende con tutta la calma di questo mondo. Quella con i pedaggi, perfetto. Nicola senza soldi. Chi deve pagare i pedaggi, Manuel? Abbiamo beccato 3 barriere, dico 3. Io spero non ce ne siano più, perché ancora abbiamo 10 minuti di strada. Sì, avrei casella, ma non andiamo a un'autostrada per l'Italico. Parte 2. Perché voi direte questa parte 2? Usciamo a Varese, entriamo nell'autostrada. Stiamo passando sotto le telecamere. Autostrada a pedaggio senza barriere. Gioia mia! Computer di stato, perfetto. Che divertimento questo Valpugno. Guardate che bellezza! Praticamente un nido in mezzo ad una strada normale. Però là c'è scritto parcheggio. Manuel! Ho notato una cosa, lì c'è scritto parcheggio, però. Mi sa che l'abbiamo lasciato in modo in un posto sbagliato. Ah! Dai, va, gru. Ecco, guardate questa faccia. E pensate se gli venisse detto che in realtà deve spostare l'auto. E invece no, può lasciarla dov'è. Ragazzi, non potete capire che spettacolo, anzi, ve lo faccio vedere. Che bello. Oh.
un posto spettacolare, servizio molto accogliente. Non c'era lo chef, come è giustamente che in ogni video che facciamo, dove non c'è mai lo chef. Però ci ha detto la cameriera che se ci fosse stato sarebbe passato ai tavoli, perché lui passa comunque al tavolo sempre. C'erano i genitori dello chef Malbuzzi, e infatti io, come potete vedere, c'ho anche una foto con il padre. Adesso parliamo del conto. Bravo. Allora, il conto secondo me non è stato troppo elevato, diciamo. Non può stare questa discoteca. Allora, lui ha pagato 6 euro di pedaggio. Parliamo del conto, 194 euro, però noi non abbiamo fatto l'abbinamento con i vini, altrimenti sarebbe stato, mi pare, 125 euro ciascuno. Procedi in direzione sud-ovest verso via Fiume, strada provinciale 3 della Helvezia. Grazie. Allora, tiriamo le somme, penso... pensavo tiriamo le somme, invece tu hai detto ti scagliamo in questa... Sì, non vedo come gli mettiamo! Cosa ne pensi tu di questo percorso? Andiamo al back. No. Comunque si mangia un botto. E quando ci hanno portato i pizzoccheri, sono ripassati poi per sapere se volevamo gli altri. Quindi belle porzioni. Dai, no, non ho tante belle porzioni. Non ce la porto più. Che volevo dire nei miei prossimi video a mangiare in posti carini. Al massimo ce lo porto, ma non lui, Massimo. Va bene, ci vediamo, saluta gli amici. Ciao. Ciao a tutti, noi vi salutiamo ancora qui da Valbuzzi al Crotto Valtellina. È un'esperienza che secondo me possono fare tutti. Cibo tradizionale valtellinese. Cibo valtellinese tradizionale. E basta. Alla rotonda prendi la seconda uscita e prendi via Varese SS 342. Va bene. Comunque, stavo dicendo, cibo tradizionale valtellinese. Dalla rotonda e prendi via Varese. Continua su SS 342 per 2 km. Va bene, grazie. Prezzi comodi, porzioni normali, non dico abbondanti, ma normali. E niente, noi vi salutiamo. Un bacio. A presto.